Disperazione e rabbia per gli imminenti licenziamenti che hanno portato i dipendenti dell'Atria, azienda di sanitari ceramici di Teramo, ad una protesta eclatante: bloccare con i loro corpi 5 tir che avrebbero dovuto caricare i prodotti finiti. Si è vissuta una grande tensione davanti allo stabilimento del nucleo industriale di Sant'Atto e la situazione si è risolta solo con l'arrivo della polizia. La fabbrica è in sciopero da una settimana per dire no ai 55 licenziamenti su 185 lavoratori decisi dalla proprietà. Ci sono stati momenti di tensione perché l'azienda ha detto che dovevano passare dei camion in una situazione dove teoricamente non c'era nulla da consegnare perché c'era lo sciopero dei lavoratori della logistica, ragion per cui è nata una discussione dove noi abbiamo chiesto all'azienda spiegazioni se le persone che erano entrate era per la messa in sicurezza degli impianti oppure avevano fatto altre operazioni. Siccome non si può sostituire lavoratori sciopero, questa sarebbe una grave scorrettezza e anche un comportamento antisindacale. Chiaramente i lavoratori hanno reagito e hanno manifestato davanti ai cancelli, come è ovvio. È intervenuta la questura di Teramo. È nata una discussione, per il momento questa tensione è rientrata. Noi riteniamo che una riorganizzazione che prevede una soppressione di un numero così alto di posti, secondo noi metta a rischio l'equilibrio e la sussistenza dell'intero sito produttivo. È un'operazione troppo grande per essere gestita con gli strumenti alternativi. E quindi tutto questo ci impone di rispondere con gli unici strumenti che abbiamo. Durante il presidio davanti ai cancelli dell'Atria è arrivato anche il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che sta seguendo istituzionalmente l'avvertenza dei lavoratori da diverse settimane. Di Sabatino ha dichiarato che dai 55 superi iniziali previsti dai vertici dell'azienda si è già scesi a 35, un passo in avanti, ma la protesta continua.